La nostra protesta contro la corruzione dei vigili urbani nel comune di Roma continua e sceglie come location il Campidoglio. Il Campidoglio è il centro proprio del comune di Roma, nella giunta Alemanno, che da un anno e mezzo sta rispondendo negativamente a questa nostra proposta di dotazione intermunicipale ogni 3 anni dei vigili urbani e dei dipendenti degli uffici tecnici comunali per garantire trasparenza e imparzialità nell'espletamento delle funzioni, come garantito dall'articolo 97 della Costituzione italiana. Abbiamo incontrato il vicecomandante Diego Porta di Vigili Urbani, che a nome del comandante generale ha dato l'ok per questo trasferimento intermunicipale, ma purtroppo dopo che abbiamo chiesto un incontro col sindaco Alemanno ci ha sempre opposto un rigoroso silenzio dopo aver demandato il tutto a Enrico Cavallari, che è l'assessore al personale del comune di Roma. Dopo l'incontro con il capo segreteria Marcello Marrocco, la nostra proposta si è arenata appunto presso l'assessorato al personale, che si trova proprio qui dietro incontrammo circa un anno fa il capo segreteria Marrocco. Abbiamo pensato di riprendere la nostra protesta perché non si può prescindere da questo problema che affligge la nostra comunità capitolina, il nostro comune, perché i vigili urbani e i dipendenti degli uffici tecnici devono essere trasferiti ogni 3 anni per garantire la non collusione col territorio. Perciò mai più vigili urbani a pranzo, a cena, gratis nei ristoranti, mai più vigili urbani, come per esempio dipendenti di uffici tecnici, come è successo in alcuni casi a Ostia, possiamo documentarlo, mi sono sempre offerto per parlare come persona informata dei fatti con i magistrati, possiamo documentarlo dove ci sono state omissioni e illeciti molto, molto, molto gravi. Coperti proprio da interventi o non interventi da parte dei vigili urbani, nonostante le numerose denunce. E questo ci ha portato poi a menzionare queste proteste, purtroppo, che tanti che andranno avanti in vari posti della